La solita Inter, ma non è che la solita Inter di quest'anno, è la solita Inter dal 2011 in poi, un'Inter che ha cambiato 10 allenatori, è un'Inter che attualmente vive secondo me i problemi di una società che ha il presidente all'altro capo del mondo, che sono poi i problemi che vive anche la Roma, però la Roma ha una guida tecnica ben salda, probabilmente c'è una squadra anche un po' più amalgamata e quindi diciamo, riesce a sopperire a queste lacune, ma comunque secondo me, soprattutto qui in Italia, la proprietà deve essere presente, la dirigenza deve essere presente. Secondo me è un problema di testa, nel senso che comunque il primo tempo la grande Inter è stata dominata lungo e largo contro una squadra dal nome improponibile, una via di mezzo tra una birra e Shevchenko. E poi alla prima problematica c'è proprio il crollo fisico, non manco fisico, psicologico, non lo so, giocatori che comunque nelle loro nazionali sono dei leader, messi insieme all'Inter fanno ridere, non lo so, sicuramente è inspiegabile, però io credo che la strada di Pioli sia l'unica strada saggia presa in questi anni, percorribile, per cui secondo me dando un po' di tempo poi la situazione si aggiusta. Ovviamente anche per quest'anno credo che gli obiettivi siano sfumati, forse la Coppa Italia, giusto quelli.